Rita Mirimao, siamo alla 14ª edizione di Vette in, Vette in Vista, quest'anno di cosa si tratta? Ma quest'anno si tratta di un'edizione particolare perché abbiamo avuto con il supporto di RR3 e di Ferrino la possibilità di avere come ospiti due grandissimi alpinisti, Andrea Lanfri e Alex Zicon, e che sono a livelli nazionali e internazionali molto famosi, molto bravi e molto quotati. Ognuno per le sue varie specialità, però sono Andrea Lanfri. Sta facendo dei progetti molto particolari tipo le Seven Summits e l'Everest 8000. Andrea Lanfri ha di particolare che è un atleta della squadra paralimpica italiana che adesso si è dedicato all'alpinismo. Agli arti amputati, no? Sì, ha due arti amputati e sette dita con la meningite sepsi meningococcica. Però riesce a fare alpinismo? Riesce a fare di tutto e di più. Noi ci ha dato delle fotografie con le quali abbiamo fatto il catalogo, il manifesto di Vette in Vista, perché sono veramente eccezionali. Ce n'era una che abbiamo avuto paura di pubblicare per quanto era eccezionale e così particolare, che vedrete quando verrete venerdì sera a sentirlo. Poi invece abbiamo Alex Zicon, sabato, anche lui un alpinista particolare che ha cominciato la sua carriera come videomaker di Edurne Passabanne e Oyarzabal. Poi dopo è diventato anche lui un alpinista a tutto tondo, dedicandosi al sociale, alla cultura delle popolazioni che incontra, dedicandosi anche ad essere un soccorritore. Ha fatto dei soccorsi sul Nanga Parbat, su montagne molto difficili, su K2. Quindi diciamo che l'avere avuto questa possibilità per noi è stata veramente una cosa eccezionale. E abbiamo potuto anche dedicare quindi le nostre risorse ad avere anche altre possibilità quindi abbiamo Luca Calzolari e Roberto Mantovani che esploreranno l'Everest attraverso un percorso mai esplorato prima. Che cos'è? Ci sarà un'altra vetta oltre l'Everest, alta come l'Everest o forse di più? Non si sa, lo scopriremo sabato pomeriggio. Scopriremo anche come si fa un trekking ad un campo base abbastanza difficile come quello del Manaslo con Domenico Perre e Ilona Mesic. E poi invece ci saranno le presentazioni di due libri molto importanti dedicati al Gran Sasso venerdì pomeriggio. Insomma, ci sta una. E domenica pomeriggio finalmente chiuderemo con un progetto che si chiama Anima. Perché Anima? Perché da un abete tra i più maestosi d'Europa, che si chiama La Vezze del Princep, che fa parte degli altopiani cimbri del comune di Lavarone, con la tempesta Vaia questo abete è stato abbattuto, però oltre ad avere dato del legno per fare tante altre cose, ha dato il legno anche per realizzare quattro strumenti, due violini, una viola e un violoncello, che suoneranno. Non per noi, ma noi avremo la possibilità anche di collegarci con Zurigo, con la bottega del maestro lutaio Gian Maria Stelzer, che ha realizzato questi strumenti. Ed è una cosa molto particolare perché tutte le tavole che costituiscono gli strumenti sono state ricavate da questo abete bianco, che è una cosa estremamente rara e difficile. Soprattutto perché è un abete bianco, perché il legno per gli strumenti quasi sempre viene dall'abete rosso. Le foreste di Paneveggio lo insegna, insomma. La trasformazione quindi è il filo conduttore della rassegna. È il filo conduttore della nostra rassegna. Dalla tragedia? La tragedia si deve trasformare sempre in vita, mai mai piangersi addosso, cioè da una tragedia riuscire a superarsi e a creare nuove cose. Possiamo dire che sponsor internazionali e nazionali vi permettono di crescere? Certamente sì, cioè, lo dobbiamo dire, è un dovere dirlo perché veramente quest'anno la nostra 14ª edizione sarà un'edizione molto ricca, molto particolare proprio per questo. Se non avessimo avuto Ferrino e RR3 probabilmente non saremmo riusciti a farlo, perché noi siamo molto piccoli e quindi lavoriamo su
e la Fondazione Carit, noi lavoriamo su basi economiche molto ridotte rispetto alle grandi associazioni, quindi le nostre possibilità economiche sono molto scarse, in effetti vengono impiegate quasi sempre per noi. Tutti noi siamo volontari, tutti noi lavoriamo solo con il volontariato, quindi Vette in Vista viene fatta solo ed esclusivamente da volontari, non abbiamo oltre insomma l'aiuto della fondazione e di queste altre due cose che ho detto, non c'è nessun altro aiuto se non quello delle nostre maniche rimboccate. Basta, finisce lì. Grazie. Grazie a voi.